Vai. Maurizio Acerbo, candidato presidente alle prossime elezioni regionali, per un'idea di un'altra regione, un po' giocando anche sullo slogan delle europee e della lista dell'altra roba con Tsipras. Sì, noi stiamo cercando in Abruzzo di rappresentare la sinistra, perché prima di tutto di salvare la dignità della sinistra, perché tutti coloro che sono saliti sul caravanserraglio di D'Alfonso e che concorreranno, ogni voto preso da chi sta con D'Alfonso non contribuirà soltanto ad eleggere D'Alfonso, che è tutto dire, visto che ancora non ci ha spiegato come si campa per anni senza prelevare dal bancomat, anzi versando soldi in contante sui conti, ma contribuiranno anche a eleggere quell'esercito di politicanti di destra che D'Alfonso ha arruolato, e contribuiranno anche, compresa la famosa campione del progressismo abruzzese, l'assessore Daniela Stati, cui 6 per 3 campeggiano in giro per Avezzano. Quindi la nostra è una battaglia per la sinistra, ma anche per l'altro Abruzzo in generale, cioè un Abruzzo che da anni lotta per l'ambiente, per il lavoro, per il sociale, che fa cultura, che per esempio qui all'Aquila si è battuta per una ricostruzione trasparente e contro ogni cricca, e c'era bisogno di qualcuno che dicesse no e che cercasse di portare in regione un altro punto di vista. Ci sono due centrodestra, c'è un movimento capitanato da una ex elettrice moderata comunque di Chiodi, e quindi ci voleva qualcuno che doveva fare la sinistra. Noi siamo qui per questo, speriamo la prossima volta di essere in di più e che questo sia soltanto l'inizio. Io spero che dal successo delle elezioni europee venga fuori qualcosa di simile a una Siriza italiana, perché finché non ricostruiamo una grande sinistra alternativa di movimento e alternativa al PD e al centrodestra, ci toccherà accontentarci di movimenti populisti e qualunquisti. Qualcuno ha criticato la posizione di Sel dalle europee alle regionali a sostegno di una o di un'altra coalizione. Lei che risponde? Io non attacco e non critico Sel, giudico positivamente, ho fatto voto di non parlarne per tutta la campagna elettorale, giudico positivamente che al congresso nazionale di Sel la base e una minoranza di dirigenti siano riusciti a imporre l'adesione alla lista Tsipras. Avrei voluto assistere alla stessa cosa in Abruzzo, così non è stato, spero che tanti compagni e compagne che votano Sel non diano il voto a D'Alfonso. Oggi D'Alfonso ha dato sfoggio di pauperismo, ha affermato che i consiglieri regionali percepiranno il movimento di un sindaco della città capoluogo. Beh, c'è la mia proposta di legge che è depositata da ormai da 5 anni, quindi sarebbe una cosa positiva, ma mi sembra che sia secondario rispetto alle questioni che si pongono sul tappeto con questo tipo di coalizione. Voglio ricordare, per esempio, quando parliamo di fiumi abruzzesi e del loro pessimo stato come inquinamento, parliamo di una responsabilità delle società dell'acqua che sono state controllate dagli uomini, dai big delle preferenze che D'Alfonso si prepara a portare alla guida della regione. Hanno accumulato centinaia di milioni di debiti che dovranno ripianare i cittadini. La questione morale è una cosa seria, non bastano queste battute per superarla. Finché in questa regione avremo una classe dirigente di tipo messicano, non andremo da nessuna parte. Senta, ha parlato di elezioni regionali come di un primo banco di prova per provare a costruire un percorso che sia finalmente unitario e sul modello appunto della lista Tsipras. Non si possono però non sottolineare le contraddizioni di Sel, l'abbiamo già detto, ma anche di Rifondazione Comunista, che per esempio qui all'Aquila sostiene invece una maggioranza a firma PD. Scusami, ma notoriamente io non ero favorevole alla posizione assunta dai compagni dell'Aquila. Però è una cosa differente, perché non mi risulta che Cialente sia accusato di tangenti. Se fosse così, Rifondazione non potrebbe rimanere in giunta neanche mezzo secondo. E non mi risulta che l'assessore Riga sia ancora in carica, quindi le situazioni sono assolutamente diverse. Se ci fosse una coalizione che premia Riga perché è indagato, ovviamente i nostri dovrebbero uscire. Voglio ricordare che anche in Grecia o in Spagna i nostri compagni di Izquierda Unita o di Siriza governano a livello locale, mentre sono all'opposizione a livelli nazionali. Noi non siamo una fortezza settaria estremista come ci vogliono presentare. Io credo che qualsiasi persona, anche moderatamente di sinistra,
e progressista, anzi oserei dire in Abruzzo anche qualsiasi persona onesta, qualsiasi persona che non rientri nella categoria che Dante usava, quella degli ignavi che finivano all'inferno, cioè quelli che non impediscono di compiere il male appunto nell'inferno dantesco, io ripeto, chi possono votare se non noi in un momento come questo? Ripeto, tutte le contraddizioni che ci sono a sinistra tra posizioni più o meno radicali si risolvono costruendo qualcosa di simile a Syriza o a Izquierda Unita. Dunque si potrà anche, magari passate le elezioni regionali, iniziare a dialogare anche con quelle ali di Partito Democratico regionale che non hanno sostenuto con grande passione l'avventura d'Alfonsiana? No, perché non mi risulta. Le battaglie non si fanno mugugnando, si fanno esponendosi in prima persona. Quindi il PD per ora ha dimostrato di non avere al suo interno gli anticorpi rispetto alla degenerazione politica. Quello che mi interessa è discutere con chi fa i movimenti, con chi fa le lotte, con chi lavora nel sociale, per costruire una prospettiva tutte insieme, perché in tutta Europa la rinascita della sinistra, io voglio ricordare che in tutta Europa le formazioni a sinistra radicale, che come Rifondazione fanno parte del partito della sinistra europea, viaggiano dal 10 al 15 fino al 20-25% di Syriza. È una cosa che si può fare si può fare anche in Italia, a mio parere, perché la delegittimazione del Partito Democratico è sotto gli occhi di tutti, viene mascherata come dato perché c'è un esercito di berlusconiani che vanno verso il Partito Democratico, ma il popolo della sinistra è senza rappresentanza e dubito che la rappresentanza possa dare Casaleggio, che con la sinistra c'entra assai poco. Quindi ripeto, bisognerebbe avere più fiducia in noi stessi, superare da un lato da parte dei partiti piccoli recinti e da parte di chi lavora nei movimenti una ideologia antipolitica che non ci porta da nessuna parte. Se ci uniamo ci sono un sacco di persone in gamba per bene che hanno una vita di impegno civile, politico, sociale, ambientalista alle spalle, che unite sono l'unica risorsa di questo paese e anche di questa regione. Nell'inferno dantesco cui faceva